tutti, oggi continuiamo la nostra serie di interviste per il nostro canale YouTube di Equilibrio Instabile. Io sono Giuseppe Lupoli e Ciao a tutti, io sono Giacomo Gigli. oggi abbiamo il piacere di avere come intervistato Darwin Pastorin. Ciao a tutti. Adesso vi dico alcune cose che ha fatto nella sua lunga carriera. È stato direttore di Telepiù, di Stream TV, di programmi di Sky Sport, di La 7 Sport e Quarta Rete TV. Invece per la carta stampata ha lavorato 20 anni per Tutto Sport, essendo anche vice direttore. Inviato vice direttore. Poi Guerin Sportivo, adesso ha una rubrica su Huffington Post e ha delle collaborazioni varie con vari giornali. E poi ha condotto e ideato diversi format televisivi in ambito sportivo. Sky racconta i gol sopra Berlino, le partite non finiscono mai, le torri di Darwin. Tra i vari libri possiamo ricordare Ti ricordi Baggio col rigore, Storie e miti dei mondiali con Gianni Minà e con il figlio Santiago, Io il calcio e il mio papà. Allora, io volevo ringraziarti per la tua Grazie a voi, ma disponibilità, prima di figurati. tutto, e volevo iniziare da una riflessione che ho fatto leggendo alcune tue cose, sentendo alcune tue interviste. Tu sei figlio di immigrati italiani a San Paolo, e allora so che l'amore per il calcio e il tema dell'immigrazione sono due temi che spesso ricorrono nei tuoi interventi, e mi sembra anche che siano collegati e che il calcio possa avere anche una funzione di unione tra le persone, anche con origini diverse. Infatti ho fatto questa riflessione per la Juventus, che è diventata negli anni del boom proprio la squadra degli immigrati. Degli operai della Fiat Mirafiori. Ecco. E sei anche tifoso del Palmeiras, che è una squadra fondata da italiani. Volevo chiederti quanto è importante, secondo te, il calcio per integrare coloro che magari farebbero ancora più fatica a sentirsi parte di un qualcosa che per loro è nuovo, come una nuova città, una nuova nazione. Ma sai, in Brasile si parlava sempre del calcio come riscatto. Ci sono delle figure che attraverso appunto il pallone sono riuscite ad avere una dimensione epica, oppure sono diventati degli eroi tragici, come ad esempio Manuel Garrincha, che era chiamato l'allegria do povo, l'allegria della gente, che era un bambino nato con la poliomielite, morto solo, povero, abbandonato, ubriaco, in un ospedale di Rio de Janeiro, ma tra l'infanzia e la morte è stato un poeta del calcio, perché con quella finta portata con la gamba ferita riuscì a raccontare le più belle storie del calcio, a tal punto che mai nessuno come lui ha avuto celebrazioni da parte, ad esempio, di Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes e Gilberto Coutinho. E sono queste le figure che poi mi hanno sempre appassionato, come la figura ad esempio di Socrates, che nei tempi della dittatura, con l'esperienza che fece con il Corinthians, la democrazia corintiana, non solo veniva tentato l'esperimento di un collettivo socialista all'interno di uno spogliatoio. Questo cosa voleva dire? Che erano i giocatori a decidere tutto, il ritiro, che non facevano, gli acquisti e le cessioni, e addirittura c'è un giocatore che dice: no, io voglio essere venduto io perché non sono all'altezza di stare qui con voi. Ma soprattutto cosa facevano in quelle stagioni? Scendevano in campo con degli striscioni, con scritto una parola che in Sud America era vietata: democrazia. E invitavano le persone ad andare a votare per l'elezione diretta del presidente. Questo movimento, senza armi, e la forza di un popolo che attraverso anche un esempio di un calciatore, Socrates, questo popolo è arrivato addirittura a portare il Brasile a non essere una democrazia, ma a eleggere un comunista, che è stato il presidente Lula del Partito dei Lavoratori, un ex operaio pernambucano. E io ricordo, tra l'altro, che nella mia infanzia, al quartiere Cambussì di San Paolo, io giocavo a pallone con bambini che erano ebrei, musulmani, mulatti, polacchi, e non c'era nessuna differenza. Cioè, tu nascevi in un mondo, in un luogo dove il razzismo non veniva considerato. Certo, c'era un'elite,
perché allora c'era la differenza tra i ricchi come oggi, no? Quanti sono i ricchi più ricchi che hanno... Otto paperoni. Mezzo patrimonio. Cioè, ma anche allora c'era questa differenza, però tra umili, tra gli emarginati, tra gli invisibili, c'era questa solidarietà. Cioè, le differenze non si dava importanza alle differenze. Non si dava importanza, ma cosa che noi abbiamo smarrito, non solo come popolo abbiamo smarrito la memoria di ciò che siamo stati, ma noi adesso non abbiamo più, secondo me, la misericordia. E lo dice uno che è aderito al partito di Marco Rizzo. Però il grande messaggio dell'ama il prossimo tuo come te stesso dovrebbe essere universale. Sì, invece oggi io vedo che il nostro paese, tra i tanti difetti, c'è anche quello di aver perso questo senso, non tutti ovviamente, dell'accoglienza, certo. Però se guardiamo in giro per il mondo, questo sogno di un'Europa libera, quanti sono i movimenti che sposano l'intolleranza? Non solo, l'America, con la Trump, che io tante volte mi devo pizzicare, dico, ma è presidente? Anche se dall'altra parte la scelta democratica, rimanendo in termine calcistico, è stato uno dei più grandi autogol della storia. Altro che Nicolai. Il grande Nicolai Dalcani, cioè, questo che è un esperto del settore. Però ecco, voglio dire che secondo me il calcio dovrebbe ancora adesso funzionare come un modo per poter stare insieme tutti, certo. No? Senza guardare il divertimento e la passione. Però purtroppo non è così. Sapete cosa mi disse? Perché oggi abbiamo i genitori tifosi, i genitori procuratori, non solo sui campi di calcio ma anche a scuola. Ma cosa mi dice? Anche a bassi livelli. Sì, ma adesso hanno dato il daspo a papà e alle mamme, cioè che è una cosa che pensate. Mai vista. Cioè, o ti viene da ridere, dici, però mi disse. Mi viene da piangere. Mi disse Lodetti, che giocò con Rivera nel Milan campione, che un giorno mi disse: guarda, io voglio mettere su una scuola calcio. Mi disse: Giovanni, perché? Guarda, per far giocare i ragazzi, però con tre campi e un cinema. Dico: Giovanni, amici, ma perché? Per mandarci i genitori quando i bambini giocano, quando i ragazzi giocano. Perché questo cosa vuol dire? Vuol dire che oggi c'è un'esasperazione su tutto. Tu non puoi andare al campo e pensare di avere subito un figlio campione. Tu devi andare al campo e pensare in quel momento: guarda che bello, mio figlio fa sport, mio figlio si sta divertendo. Certo. No? Oppure gli insulti. Cioè, sono cose terribili, capita davanti a dei bambini. Davanti a dei bambini. Poi noi, sai, oggi vedo che ci sono tante critiche a Balotelli, no? Lui, certo, col tempo è cambiato, ma rivediamo il Balotelli a 16 anni. Come veniva accolto in tanti stati? Oggetto di insulto. Certo, oggetto di scherno. Ecco, pensiamo, no? Voglio dire, poi, ecco, insomma, forse è stata persa da tutte le parti una grande occasione. Sì, forse anche la gestione del personaggio non aiuta, ma certo. Non la gestione propria, anche di chi sì, lo... Sì, certo, però voglio dire, è stata secondo me una... Di chi gestisce la sua immagine. Ecco, però su questo tema, e vi ringrazio, delle immigrazioni la sento forte, certo. Perché è un marchio che ho nella mia pelle, so, perché certo. So la fatica che i nostri hanno fatto, perché i primi a partire furono i miei bisnonni alla fine dell'Ottocento, non sono stati solo i miei genitori dopo la seconda guerra mondiale. E quando si partiva perché c'era fame, perché c'era la terra dura, perché c'è stata una guerra e poi una seconda, perché c'erano le case bombardate, perché non partivano con la valigetta firmata e il volo, il jet, partivano con le navi che era terza classe. Sì. Cioè le terze classi allora stavi stretto dentro e non riuscivi quasi a respirare. Sì. Ed erano 20 e passa giorni di navigazione sull'oceano, andavi verso un mondo che era sconosciuto. Sì. Cioè Brasile, anche mezzi di comunicazione diversi, dall'altra parte del mondo. Brasile era un nome, una suggestione. Sì. Un'ipotesi, una possibilità, era un'avventura, ma era soprattutto anche la malinconia, era la paura. Certo. Tu vedevi partire la nave e vedevi tuo padre, tua madre, la tua certo. sorella lì al porto in lacrime, tu andavi e dici: e cosa succederà di me? Allora mettiamoci nei panni di chi viene qui. Poi, per chi sbaglia, ci sono le leggi che vanno applicate, ma il delinquente non è dato da una carta d'identità,
e poi come delinquenza che noi italiani abbiamo esportato delinquenza. Appunto, perciò, no, ma questo voglio chi dire... Chi è senza peccato. Appunto, chi è senza peccato, però ci sono le leggi, cerchiamo di applicarle. Chi sbaglia deve pagare, ma non puoi discriminare. Cioè, questo che mi dispiace. Sì, sì, no, infatti è un aspetto purtroppo che è ancora lontano da avere una soluzione per la mentalità delle persone, soprattutto in certi ambiti come questo, è un po'... E poi la televisione non aiuta, perché su certi argomenti importanti non puoi risolvere tutto con le risse da pollaio. Cioè, bisogna saper argomentare e spiegare. Certo. Cioè, tu esci fuori... E poi non fomentare paura, odio... Sì, ma poi tu esci fuori da un talk e non capisci... L'oggetto del perché talk. Senti solo... Cioè, e poi non ti senti più informato, solo più confuso. Ecco, secondo me bisognerebbe forse lasciar perdere certe maschere che sono diventate ormai tragiche in televisione e portare gente che da una parte o dall'altra... Sì, però che possono argomentare. No, niente, volevo proprio intervenire su questo sul punto Brasile. Qui, sì, anche sul Brasile, diciamo, sul tema intellettuali e potere, no? Abbiamo avuto qui in Italia una persona come Pasolini, no? Che era l'ala dell'Alba Rossa, lui giocava... E lui era un poeta che appunto addirittura si univa, diciamo, al popolo, giocava delle partite nelle periferie... E quello è un aspetto che forse in Brasile c'è ancora, c'è questo aspetto del calcio come elemento popolare. Qui in Europa l'abbiamo un po' perso, secondo te perché? Sì, sì, in parte, perché anche il Brasile via via è cambiato, no? Certo, sì. Se, pensiamo, lo dice Mario Sconcerti, no? Che la tattica di una squadra, di una nazionale, descrive un po' il momento storico del Brasile. Se uno pensa al Brasile del 94, era un Brasile che giocava all'Europea, no? Quindi, cioè, a parte Romario, che era il genio, no? E Bebeto forse, ma che era l'intruso. Però è vero che, ad esempio, molti scrittori, penso ultimi, che si è ruffato, parlo ancora del calcio come momento fondamentale della cultura brasiliana. Però forse quella poetica un po' è stata persa, no? Primo perché per anni, ad esempio, il Brasile è stato svuotato dei suoi giocatori. Io ricordo che nel 1991 un settimanale cileno aveva fatto un reportage in Brasile dove 900 giocatori quell'anno avevano lasciato appunto i campionati brasiliani andando a giocare non soltanto in Italia quando era l'Eldorado, in Inghilterra, in Spagna, ma andavano a giocare in Islanda, alle Faroe, in luoghi dove cercavano di avere... In Giappone, dopo è stato in Giappone. La cosa che rimane è il fatto che secondo me, e qui vado ancora oltre, in Brasile, ma anche in Italia, se vuoi scrivere di calcio ti devi affidare alla memoria. In un qualche modo ti devi affidare alla nostalgia. Cioè diventa difficile raccontare un calcio oggi che è un calcio di lontananza e non di vicinanza. Sì. Un calcio dove tu entri nello spogliatoio. C'è il labiale del giocatore fatto sentire e risentire. Tutte queste mani che coprono. Cioè, mentre prima tu avevi l'idea di un mondo da scoprire, certi personaggi diventavano mitici proprio perché non li conoscevi, né perché ne hai sentito parlare. Io appartengo a una generazione che, cioè in Brasile, ma in Italia, cioè viveva con l'immaginazione del tutto il calcio minuto per minuto. Tu immaginavi la partita, te la immaginavi, no? E c'era la pubblicità di Radio Globo che diceva "Veja o jogo ouvindo Radio Globo", guarda la partita ascoltando Radio Globo, no? E poi quando andavi allo stadio c'era questa emozione, andavi due ore prima, c'era l'attesa sugli spalti, non c'era il posto fisso. Poi un'altra cosa che mi dovete spiegare, voi che siete giovani, come mai io allora trovavo i biglietti per tutto? Andando prima mi mettevo in coda al botteghino, trovavo il biglietto. Andavo a sentire i concerti di De André e di Lucini, mi mettevo in coda al Pallarolfini e trovavo i biglietti. Cioè, spiegatemi come mai oggi è diventato tutto difficile. E poi
andavi ad esempio al campo Combi e al Philadelphia, Juve e Toro, i giocatori, a parte che andavi, vedevi, stavi dentro e guardavi, ma poi uscivi con i giocatori, cioè che andavano allo spogliatoio e parlavi con loro. Io mi ricordo che tra l'altro la commozione di quando mi fece una bella dedica Gigi Veroni, che avevo 11 anni e poi morì l'anno dopo, e fu una morte che io ricordo terribile per quello che rappresentava lui. Cioè muore tra l'altro negli stessi giorni di Che Guevara, no? Quindi nell'ottobre 67, cioè due rivoluzionari, no? Meroni, però rivoluzionario in un'Italia ancora molto conformista, sì, la sua biografia, no, ma anche conformista, ma lui era un personaggio straordinario, no? Io ricordo che poi andai pochi giorni dopo, guarda caso, mm-hmm. no? Come la storia, al derby, con la mia bandiera bianconera listata a lutto in curva a Filadelfia, vinse il Torino 4-0 con tre gol di Nestor Combene e un gol di Alberto Carelli, che vestì in quell'occasione la maglia numero 7. Carelli abita qui vicino. Chissà che emozione aveva. No, ma emozione, ma io una volta gli ho detto, ma che cavolo, però dico, Alberto, tu hai fatto un gol nel derby, anche un gol importante. Lui dice, sai cos'è la verità? Io alla Juve ho fatto due di gol, ma il secondo non se lo ricorda nessuno, perché è tutto legato al... Ed è chiaro che anche oggi, ritornando alla scrittura, è difficile. Ad esempio, chi è che ha sdoganato la letteratura calcistica? È stato in Italia Giovanni Arpino. Perché è vero, voi mi potete dire, ma c'era già Di Brera. Sì, ma già Di Brera era già giornalista sportivo. Ah, ecco. Invece Arpino, quando nel 69 decide di scrivere di calcio e di sport per la stampa, chi era? Tanto era uno degli scrittori più importanti. Affermati nel 59 lui scrive La suora giovane, Elogiata da Montale, che è un libro bellissimo, e nel 64 vince il premio Strega con L'ombra delle colline. Quando scrive di calcio, ecco che improvvisamente anche l'intelligenza un po' rimane, anche perché l'intelligenza, attenzione, facevano tanto, sai, quelli che si tiravano su, però intanto Pasolini giocava a calcio e faceva degli interventi sul calcio, c'erano state le poesie del calcio di Saba, di Alfonso Gatto, di Luzzi, eccetera. Ma poi c'era da ridere, perché l'intellettuale andava in edicola, comprava il New York Times, il Financial Times, l'Espresso, le riviste Marxismo, oggi, poi fa tutto sporno per mio figlio. E lo nascondeva in mezzo, no? Così. E poi quando andava a casa, no, lì nella poltrona, senza altri poeti, scrittori, navigatori e santi, leggeva tutto sport, no? Cosa ha fatto? L'operazione di Arpino è stata quella di permettere a tutti quanti noi, che intanto ci stavamo avvicinando alle storie del calcio, di sentirci comunque all'interno di un mondo letterario importante. Poi arriva Osvaldo Soriano, arriva Edoardo Galeano, eccetera, ma sono tutti che raccontano storie di un tempo, e con il raccontare del calcio raccontano della società argentina, della società uruguaya, raccontano, cioè Arpino fa dei ritratti ad esempio sul mio idolo Anastasi, che sono straordinari, no? Cioè tu vedi che il calciatore prima raccontato al dodicesimo il colpo di testa, al ventiseiesimo il passaggio, cioè ti illumina, cioè oggi diventa difficile, perché non sai, prima tu parlavi col giocatore, no? Tu sei Paolo Rossi, no? Va bene? Sì, ci sta bene. Allora, io con esempio col mio collega Marco Bernardini avevamo qui a Torino una trasmissione su videogruppo, no? Tutti casa stadio, e siamo nell'83. Paolo Rossi nell'83 era uno dei personaggi più famosi del mondo. Dopo il mondiale. Sì, dopo. Pablito. Io sono stato in Tunisia, tutti mi chiamavano Paolo Rossi, tutta la casa. Paolo Rossi era Paolo Rossi per tutti. Che cosa avevano come filtro allora i giocatori? Il telefono di casa con la segreteria telefonica. Cioè quindi loro sentivano la voce, se andava loro, prendevano. No, oggi devi chiamare l'ufficio stampa, il vicino, il procuratore, la moglie, la fidanzata, e ti fissano un appuntamento, ma 5 minuti lì. E noi diciamo, vogliamo fare un'intervista, facevamo allora mezz'ora per videogruppo senza parlare di calcio. Appuntamento alla gran madre. Per andare a registrare la mostra di Calder. Bene, Paolo Rossi si presenta, allora concordata, pallido,
cioè, come me oggi che non ho fatto una notte insonne, dice guarda, io ho avuto una digestione, sono stato male, però per l'appuntamento dopo poi eccomi qui. Abbiamo fatto questa cosa impensabile. Secondo voi, due, in lire, allora, quanto ha chiesto alla televisione Paolo Rossi per fare questo? Secondo voi? Bella domanda, 82 non avevamo neanche nato. Vabbè, com'era la situazione? Vabbè, fai una cosa. Vabbè, zero. Zero lire. Zero, Paolo Rossi, zero lire. E poi abbiamo portato Marco Tardelli allo zoo, Causio al circo, Leo Junior che suonava il pandeiro, che questo tamburello a casa. Cioè, tutti interviste. Erano tutti personaggi all'apice della propria carriera. Sì. Carriera. Cioè, senza contare le interviste fatte, che potevi fare da solo con Maradona, che potevi fare con Zico. Andavi prima al campo, all'antistadio del comunale, arrivava Platini, potevi intervistare Platini. Cioè, ed erano interviste che erano tue, certo. No? Adesso questo è diventato tutto, sì, difficile. Adesso deve essere anche molto costruite. Sì, ma poi sì. Non c'è quel rapporto dove tu andavi, sì, e raccontavi. Oggi, tra l'altro, tu devi seguire, scrivi per un giornale che cosa è stato detto in televisione, no? Perché dopo non sai se quel giocatore poi ce l'hai dopo. E poi devi seguire adesso i Twitter che scrivono, sì, i cardi, cioè, questo allora non c'è più, sì, allora, la biografia anche di Cardi, un ragazzo di 22 anni che scrive la biografia, no, non voglio criminalizzare perché tutti ce l'hanno, no, però mentre vedete, classico, però voi siete giovani, venite qui, no, e volete sentire raccontare, sì, capire, no, come si è trasformato quest'epoca, no, perché siamo arrivati a questo punto, no? Appunto, allora ti rendi conto che è un mondo che ti mette paura, un'Europa che c'è una deriva a destra, l'America che ha Trump, che adesso gli stessi americani che l'hanno votato cominciano... si stanno un po' pentendo. Ho capito, però pentirsi dopo è un po' tardi. Come la Brexit, prima, sì, bisogna pensare prima di mettere... Appunto, se invece dopo non vale più, no? Certo. Cioè quando fai un errore ti puoi pentire, ma dipende anche dalla portata. Insomma, questo è sempre un incubo, onestamente. Quando lo vedi dici non è possibile. America, Stati Uniti. Niente, parlando del Brasile, adesso scendo invece a livello calcistico, volevo farti alcune domande. Il Brasile è sempre stata una squadra molto forte e vincente. Negli ultimi anni purtroppo ha avuto diverse debacle. Dal Maracanã fino alle due Coppe Americhe, le ultime due. Secondo te da che cosa è portata questo abbassamento così dei risultati? Perché siamo molto lontani. Beh, meno male che non hai detto il 7-1 al Mondiale in Brasile, perché... Però tra l'altro quel 7-1 non è riuscito a cancellare il 50. Quella storia del 50 in quella partita decisiva con l'Uruguay... Maracanã costruito per quel mondiale, quel 2-1 resta più di quel 7-1. Sì, perché, resta di più. Sì, perché quella fu, come si dice, una cicatrice storica. Sì, che è difficile. Poi tra l'altro vennero accusati in un Brasile che non era allora propriamente tollerante. Guarda caso portiere, Moacir Barbosa, che era nero, il primo portiere mulatto della storia del Brasile, e poi Bigode, che era il difensore, ha detto a Dice, anche lui mulatto, no? Ma il Brasile secondo me è cambiato perché forse c'è anche meno fame, e questo devo dire è stato un grande lavoro fatto da Lula e da Dilma negli anni di governo. Adesso, cioè, mi rifiuto di parlare di che c'è in Brasile adesso, spero che anche quell'incubo possa prima o poi finire. Però oggi il giocatore di talento viene preso giovane, portato subito all'estero dove guadagna molto. Io ad esempio penso al Palmeiras, che aveva l'anno scorso Gabriel Jesus, che era un giocatore cresciuto nel Palmeiras, che era diventato un idolo, tra l'altro di una società dove economicamente ad alto livello, però l'ha preso il Manchester City ed è andato via. Tu non ti puoi ancora affezionare a un giocatore che subito va via. Ad esempio c'è stato di recente, ho visto una partita del campionato paulista, ci saranno state, certo, le squadre minori, ma ci saranno state 30 persone, e questo vuol dire che non c'è... C'è meno attaccamento. E poi secondo me sai cos'è? Che si è smarrito col tempo la fantasia,
che era la dote, sì, tu puoi dire, ma Neymar sì, ce l'ha, però quello che aveva ad esempio ancora l'ultimo, diciamo, grande giocatore, che è stato Ronaldinho, che mi ricordo una volta a Sormani Altafini mi dissero, sarà il giocatore in grado di chiudere la questione Maradona-Pelé. Invece non c'è riuscito, perché Maradona, secondo me, rimane lassù. Dopo c'è un vuoto e dopo potete metterci chi volete, Pelé, Cruyff, Di Stefano, cioè chi volete. Però Diego per me è stato, io quando dico che è stato il Borges del calcio mi tirano le pietre, però devo dire che io quello che ho visto fare delle cose in allenamento, in partita, e poi era geniale, cioè non era un personaggio che ho avuto modo di conoscere, anche perché io ho una foto sull'aereo che porta Diego da Barcellona a Napoli, ci siamo io insieme. Ah. Una foto pubblicata poi da Totosport che tengo. E poi non solo, mi ricordo che la volta che fece parlare insieme col mio telefonino a un festival di Asti, Sepulveda e Maradona. Che è stata una cosa improvvisa. E Sepulveda a un certo punto, finita la chiacchierata, ha detto alla moglie, ma era Diego davvero? Cioè non ci credeva ancora che... Lì adesso quel telefono. Sì, lì. Pezza da museo, sì, non deve essere toccato più sì, da nessuno. Noi che facciamo parte della chiesa maradoniana abbiamo... No, però ti dicevo che il Brasile oggi non riesce più a esprimere quel calcio, ad esempio, pensa al 70, giocavano in attacco tutti i numeri 10. Tostão. Rivelino, Pelé e Gerson, che nella loro squadra erano numeri 10. E quello fu la grande scoperta di Jean Saldanha, che venne poi fatto fuori dopo aver vinto tutte le partite di qualificazione, perché il generale Medici, il direttore, voleva far convocare un giocatore della sua squadra. Lui disse, io come non ti faccio convocare i deputati, tu non chiedere a me di convocare un giocatore così. Fatto fuori. Dino Sani disse di no, Zagallo disse di sì, accettò quella cosa e il Brasile vinse col mondiale col 4-1 all'Italia. Ma l'Italia si accorta della forza del Brasile. Sì, ma era una squadra... Che era un'Italia forte. Sì, però... Forte, però quel Brasile era una macchia. Poi aveva un'ala destra, Jairzinho, che segnò un gol in tutte le partite, no? Che era un personaggio straordinario. Poi potevi anche avere una difesa non straordinaria, no? A parte di Carlos Alberto Torres. Tanto un gol in più lo si faceva sempre, anche due. Anche due. Cioè, e poi fu la grande uscita di scena di, si può dire ormai, di Pelé. Di Pelé, e 23, sì. Le tre Coppa Rimé, quindi Coppa Rimé assegnata definitivamente al Brasile, con quel gol fatto all'Italia di testa, cioè Burnic salta in tempo, lui in ritardo, rimane sospeso in aria e colpisce di testa. Gianni Brera scrisse che sembrava appeso Pelé a un immaginario ramo, cioè talmente fu sorprendente questo stare sopra con Burnic che saliva e scendeva. Sì, è stato indubbiamente un grande giocatore, ma giocatori così oggi è difficile trovarli. Pelé era un ex lustrascarpe, oggi i giocatori non nascono più con quella povertà che ti spingeva a mettere la fantasia all'estero, a che punto questa la voglia di riscattarsi per poter voglio dire portare la fantasia. Sì, ma poi almeno così da profano, sembra proprio che siano cambiati proprio i corpi, perché da Garrincha in poi adesso il calcio tutto, ma il calcio brasiliano è sempre stato un calcio bailado. Si vedono dei centrocampisti di 1,90 alla Felipe Melo che sono rispettabilissimi, però non fanno della tecnica. Osservazione perfetta. Fanno della forza fisica. Prima la palla non, avanti, c'era, la palla, non c'era la palestra. Prima tu andavi a vedere i giocatori in campo e facevano il giro del campo così, gli esercizi, come facevamo noi alle medie. No, come noi alle medie, così, no? Dopo arrivava il pallone. C'era il muro con i numeri e l'allenatore diceva prendi l'8 e tu devi prendere l'8, prendi il 6. La ginnastica, tu vedevi che avevano gambe grosse, ma il fisico, le spalle. Oggi invece è vero, sono tutti, nascono in palestra e li perdi dal punto di vista o sei Messi, che allora li ritorna, no? Però anche su Messi, voglio dire, che è una storia bellissima da raccontare, no?
però non hai la possibilità di poter stare e vederlo con lui, seguire, eccetera, perché anche lì tutto passa attraverso. Una volta una squadra di calcio aveva un presidente, un personaggio che si occupava di tutto, un ragioniere per i conti e un addetto stampa. E poi staff tecnico, è quello staff tecnico. Sì, staff però, tecnico, diciamo allenatore, vice allenatore dei portieri. Fine. Sai, oggi ad esempio, per carità, non dobbiamo demonizzare niente. Mio figlio Santiago tifa per il Cagliari, sta qui e può guardare il Cagliari in televisione. Io posso vedere il Palmeiras in televisione, no? E tu oggi puoi comprare per tuo figlio il bavaglino con lo stemma della tua squadra del cuore, metti sul caffè e quando comincia a venire sull'acqua a bollire c'è l'inno della tua squadra. Però vuoi mettere ai tempi miei, quando il non so, tipo Juventus Store, era un signore davanti al campo combi che aveva lo stesso impermeabile per tutte le stagioni, una valigia di legno, si sedeva sul muretto e noi ragazzini altro non aspettavamo che quel momento magico, quando lui faceva scattare, no, il bottoncini, apriva questa scatola di legno e dentro c'era per noi il mondo. Copie vecchie di ora Juventus, fotografie consunte di squadre antiche, qualche foto dei giocatori di oggi, scudetti già segnati, si vede, sai, il tipo da mettere qui, portachiavi, bandiere dello scudetto numero 10 e non del tredicesimo. Però per noi quello era il mondo, con poche lire, cioè comprare quell'oggetto, oggi entri in un qualsiasi store di una grande squadra, cioè tu vedi, sono stato ad esempio al Champs-Élysées, al Paris Saint-Germain, PSG, cioè, incredibile. Per carità, è bellissimo, no, però è troppo. Ma a me è una cosa che ha sempre colpito, io andavo da ragazzino a vedere gli allenamenti al comunale, non al combi, al comunale, adesso vedere per esempio Vinovo che siano blindati dentro. E allora dico, tra quello, delle magliette da calcio che costano 80-90 euro, dico, è difficile che adesso far appassionare la gente, forse come una volta, ci si appassiona in modo molto diverso. Sì, però bisogna anche dire appunto che non bisogna demonizzare, perché oggi puoi avere tutto, no? Cioè puoi avere la maglia tua personalizzata, no? Puoi avere, poi ti ripeto, puoi vedere tutto il calcio possibile. Io poi, sai, arrivando dalla VTV, non posso, io ricordo quando a stream davamo, se ricordo bene, 11 campionati stranieri, compreso il campionato cinese, che fu una cosa allora, no, quindi per un appassionato tu hai questa possibilità. Quando ero io ragazzino avevi un tempo indifferita della partita di Serie A, avevi la domenica sportiva con i riflessi filmati, se mi vengono chiamate, sì, e la radio. No, certo, infatti siamo fortunati da un certo punto di vista, però come diciamo prima, non poter vedere il tuo campione tirare una punizione in allenamento e vederlo passare tutto, e vederlo dietro le griglie da lontano, è lì che finisce, freccia con la fuoriserie. È lì che finisce il racconto. Quello di un po' di poesia si perde. Perché io mi ricordo che quando uscivano i giocatori, ripeto, dal Philadelphia, dal combi, tu ti fermavi ad esempio, scusate, io stavo in Piazza Montanari, via San Marino. Castano, che era un difensore della Juventus del 67, dello scudetto, abitava a Piazza Montanari. Io con un mio amico, ho scritto Castano, ci ha accolto la mamma, lui vestito elegante, fa: ragazzi venite, cosa vi posso offrire? Un tè, una Coca-Cola? Ci ha firmato le fotografie, ha scambiato due parole, ci ha dato un pasticcino, così. Ma io, negli anni 80, sapete come ho intervistato per telefono De André? A Genova, guida telefonica, De André Fabrizio, Corso Italia e il numero. Ho fatto il numero, ha risposto lui e abbiamo parlato, dove lui mi confidò la sua passione per il Genova, perché il rosso blu era il colore delle casacche degli operai di Genova. Fortunale. Quindi allora potevi, De André Fabrizio, cioè oggi pensa, no, impensabile. No, e poi non solo, anche per loro, voglio dire, e tu per ascoltare le canzoni di De André non potevi scaricare niente, dovevi andare a comprare 45 giri, tipo il pescatore che in un giorno lo sentivi 726 volte, no? Perché quello, oppure 33 giri che dopo un po' saltava pure di sentirlo e non riuscivi a...
Sì, è vero. Però, però è un mondo passato, no? Perché è chiaro che oggi tu il telefonino non ci devi stare tanto, non ti devi perdere dentro quel mondo che non esiste, però è utile per qualsiasi cosa, perché se hai una difficoltà, se hai un problema, puoi comunicare subito. Allora ti capitava qualcosa, voglio dire, in macchina, sì, sì, che eri in alta montagna, non potevi, potevi far niente, no? Anche un genitore oggi può, voglio dire, non controllare, che è brutto, ma sapere chiamare, sapere il figlio, se fa tardi non fa. No, ma almeno è un discorso generale, perché io scrivo di calcio per il blog, è una cosa che ho notato, che quando l'argomento è più vicino a noi in termini cronologici c'è meno attenzione. Sì, sì, quando si parla del calcio degli anni 70, 80, anche persone giovani che non hanno vissuto, hanno una curiosità pazzesca. Ma è così, perché infatti io vedo che sempre di più chi scrive oggi, a parte della mia generazione, ma anche i giovani, va a recuperare, ma non solo nel calcio, nel basket, nel pugilato, nell'atletica, no? Anche nella musica, cioè delle Olimpiadi del 36, cioè poi vai, oggi ad esempio il Nobel per la letteratura, per me è sacrosanto a Bob Dylan, anche se i poeti si sono arrabbiati, perché no? Invece per fortuna oggi molti ragazzi possono ascoltare quelle canzoni che a quel tempo, no, sono state importanti, cioè se tu cantavi Blow in the Wind o sentivi Hole di Allen Ginsberg, avevano la stessa valenza, no? di protesta, cioè di poesia, cioè non, e poi non so, molti cantautori hanno permesso a tanti di conoscere i poeti. Quando Francesco Cuccini esce con L'isola non trovata, no? Ma bella più di tutte delle isole non trovate, è una poesia di Guido Gonzano, la più bella. Allora lì comincia a dire, ah, cavolo, ma andiamo a vedere chi è questo Guido Gonzano, che allora non si studiava, solo in qualche antologia c'era un pezzo della Signorina Felicita. Oppure quando De André canta Si fossi fuoco di Cecco Angiolieri, tutti a scoprire Cecco Angiolieri, no? Quindi sono operazioni anche culturali, no? Quindi è stata ripresa anche dalla pubblicità, perché è diventato poi un tormentone tutto, quello. Però bene, se fossi no, niente, sì, volevo proseguire sempre su questo filone, diciamo, intellettuale, no? Hai nominato Soriano e anche Galeano, e loro sono stati dei oppositori allora del regime di Videla, e adesso vediamo che i mondiali sono stati assegnati nel 2020 alla Russia e nel 2024 al Qatar. Entrambi sono paesi problematici, diciamo, anche se la Russia non è una dittatura. No, comunque sulla Russia si può discutere in tanti modi. Però se pensiamo che nel 1978 i mondiali erano disputati in Argentina, e doveva vincere l'Argentina, dove in uno stadio si giocava, in un altro si torturava, dove dal marzo del 1976, con l'avvento della dittatura di Videla, hanno cancellato una generazione di giovani, dove per fortuna c'era il coraggio delle madri e delle nonne di Blas de Mayo, e oggi molti uomini hanno la possibilità di conoscere la verità sui loro genitori naturali. Ma quello fu un mondiale scandaloso sotto tutti i punti di vista. In semifinale l'Argentina doveva per forza battere il Perù con 4 gol di scarto per impedire al Brasile, con la miglior differenza rete, di fare la finale con l'Olanda. Come finisce la partita? 6-0 in una semifinale del mondiale, con il portiere Quiroga, nato a Rosario, naturalizzato peruviano, e con i genitori a Rosario. Dove si gioca Argentina-Perù? A Rosario. Questo è sempre stato così. Sì, poi sai, oggi è diventato comunque il calcio dove vai più che altro per fare business, perché vuoi aprire le nuove frontiere. Oggi ad esempio c'è un'attenzione non solo della Cina nei giocatori occidentali oppure sudamericani. Guarda il caso Tevez, sì, che sembrava arrivato all'addio del calcio a prendere una cifra che è enorme, no? Lui è amore bocca a bocca, però dopo è andato. Però c'è anche interesse delle squadre importanti per il mercato cinese, perché si stanno appassionando al calcio. Ecco che lì, sai, tu tanti giocatori oggi, no, vengono pagati cifre spropositate, ma li ripaghi con le magliette, no?
Sì. Cioè, anche perché se tu pensi che anche da noi sta venendo fuori la moda di andare allo stadio con le maglie, che ad esempio in Inghilterra c'è, in Brasile c'è, tutti vanno, se tu guardi le partite con le magliette, confesso che anche io ho un sacco di magliette del Palmeiras, però ecco che sono preziosissime. E questo, però secondo me dobbiamo comunque alla fine dire soltanto una cosa: il calcio è cambiato, è vero, è diventato, io dico sempre che il marketing ha sostituito il branding. Però ragazzi, diciamo la verità, che quando comincia la partita, ecco, cuore. No, si recupera, come diceva Javier Marias, no? È il nostro ritorno alla giovinezza e all'infanzia, ce la riprendiamo per mano e cominciamo a dire noi abbiamo vinto, noi abbiamo perso, non è che tu dici la squadra, loro, siamo noi, e c'è quel momento in cui devo dire che ti ritrovi quando facevi la raccolta delle figurine, quando io non finì un album per Stacchini che giocava nel Mantova, e adesso Stacchini è un poeta dialettale, romagnolo, e ride sempre quando gli racconto di questa mancata figurina, e però ecco, diciamo che a parte tutto ricomincia il miracolo. E poi ti ripeto, mio figlio ti fa Cagliari e sono anche contento, no? Perché voglio dire, lui è contento di avere come passione, legato alle origini sarde della mamma, avere questo senso di appartenenza, no? Non gli porta a non vincere tanti scudetti. Infatti mi dice, ma tu sei dalla Juve, ma è troppo facile. Ma perché? Lo dicono i tifosi di tante squadre. Sì, invece, io dico, guarda, però gli ho detto, io sono diventato dalla Juventus, arrivando a Torino, e lo scudetto l'abbiamo vinto l'anno, io sono arrivato che avevo 6 anni, ma io poi tifo Juventus, non mi ricordo nemmeno perché non c'è stato mentre il Palmeiras sì, perché si chiamava Palestra Italia, perché era la squadra del mio papà, eccetera, ma Juventus così mi affascinò il nome, più che altro, no? Questo nome che allora suonava esotico, strano, no? E alla fine comunque rimani appassionato, come diceva Galeano, tu, un uomo nella sua vita può cambiare idea politica, religione, moglie, persino il sesso, ma non la squadra. Che poi non è, no, purtroppo Emilio Fede l'ha cambiata. Emilio Fede, ma lui è stato folgorato sulla via di Arcole. Allora lì, come c'è stata una via di Damasco, da Juventino è passato al Milan. No, a proposito anche di calcio moderno, tu hai avuto molta esperienza lavorativa nelle pay TV. Secondo te quanto hanno fatto di positivo? Perché sicuramente adesso si può vedere una partita da lontano, che fino a 20-25 anni fa era piuttosto impensabile, però quanto hanno acuito la differenza tra club ricchi e club invece più poveri? Perché per esempio la suddivisione dei diritti in Italia è diversa rispetto ad altri campionati, e c'è un po' questa cosa che le squadre piccole un po' si lamentano. Beh, adesso comunque so che si ridiscuterà, credo, la questione, però è ovvio che tu hai anche, vuol dire, se sei la Juventus hai più gente che va a abbonarsi perché sei la Juventus. Scusami, io voglio fare l'avvocato del diavolo, la squadra piccola dice se noi non partecipassimo non ci sarebbe il campionato. Infatti secondo me bisognerebbe giustamente riequilibrare, anche perché poi le risorse di una grande società, ripeto, soltanto con le magliette, che poi, ma questo fatto in questo studio è spaventoso. Sì, non fanno, sì, so che perché per esempio Pogba in 2 giorni hanno pagato quindi sai, non è tanto una questione di diritti televisivi. Certo. La cosa che io devo dire positiva dal mio punto di vista, e nel mio piccolo contribuito anch'io, che grazie anche alle TV private e ai mezzi a disposizione è stato recuperato il racconto del calcio. Tu hai citato prima Sky Racconta, dove ad esempio perché veniva fatto in studio con degli ospiti, e un documentario che io facevo fare ai colleghi della redazione. Noi quando abbiamo fatto un documentario sulla palla pugno, che ci sembrava una sfida impossibile, ecco Alessandra Comazzi sulla stampa elogiò quel nostro lavoro, dove tra l'altro a narrare questa storia era Nico Rengo, lo scrittore, che prese il trenino da Torino per andare nelle Langhe, anche sulle tracce del racconto sulla palla pugno che fecero Pavese, Fenoglio e Alpino, oppure lo sciagurato Egidio di Giorgio Borrà, oppure
il grande teatro che fa Federico Buffa. Mm. Ecco che c'è la possibilità di poter raccontare ancora lo sport grazie anche ai mezzi della Pentico, perché la Pentico non è soltanto la diretta, certo, no? Oppure il prima, il dopo, il commento, la chiacchiera, l'approfondimento, eccetera. La PTV ti dà la possibilità anche di poter fare delle trasmissioni che sono trasmissioni di assoluta qualità, no? Che, e questa è anche una forza della TV a pagamento, perché devi pagare, insomma, gli paghi tutto, quindi devi avere anche... Sì, è vero, sì, forse l'offerta è ancora più ampia di quello che si pensi, però spesso viene un po' demonizzata per quell'aspetto lì, diciamo, della suddivisione dei profitti, anche se poi forse non è, vabbè, dicevi però, tu, forse è la cosa che fa la differenza, ecco. Sì, però poi voglio dire, alla fine, in ogni caso, da quello che posso sapere, ma io adesso ormai sono fuori da queste cose qui, però si ridiscuterà. Ripeto, la grande società vive il suo, vive se ha uno stadio suo, la grande intuizione di Andrea Agnelli della Juventus, e poi tutto quello che ormai dai come possibilità attraverso i social per seguire la squadra. È chiaro che quando tu hai questi famosi click che sono milioni in tutto il mondo su qualsiasi cosa fai, sei già forte di tuo, no? Certo. Però io non ho ancora però la caffettiera che è con Lindo. Ah no, cioè, quella però ci manca ancora. Ancora, no, non c'è, ma non ho ancora preso. Anche perché lavorai casomai con l'internazionale, non inteso come Inter, ma con l'internazionale. Internazionale socialista. No, niente, sì, anche lì una domanda sempre sull'attualità, no? Per essere un po' più leggeri, nel senso... Ora c'è questa discussione sulla Serie A, 20 squadre, molti la mettono in discussione, no? Perché c'è una grossa diseguaglianza tra club. Tu sei un nostalgico delle 16 squadre o delle 18? Beh, sai, quando tu vedi però un campionato che a gennaio ha già tre squadre pressoché con tant'anni, retrocesse. È chiaro che poi c'è l'orgoglio delle squadre, eh? Sì. Perché ricordiamo, la Juve vinse un campionato con Lecce retrocesso che batte la Roma. Mm. Cioè non vuol dire, poi c'è l'orgoglio, c'è tutto quanto, però è chiaro che perdi l'attenzione, perdi il pubblico, perdi la passione. Ecco, io farei un campionato ridotto, ma più combattuto e più emozionante, anche perché sennò davvero, anche io penso ai tifosi di queste squadre che c'è la... Pescare, decima sconfitta. Sì, allora diventa, poi sai, rischi di subire tanti gol. Allora, e per, anche per non arrivare a quel progetto che i grandi club stanno pensando da anni, di fare questo mega campionato intergalattico. Dove però anche lì però la cosa che mi fa sorridere, sai cos'è, ragazzi? Che ci sarà una squadra che vince, metti Juve, Real Madrid, Barcellona, quella che è. Ma ci sarà un'ultima grande squadra, cioè che arriverà ultima, e quindi voglio vedere poi i tifosi come la mettono, che comunque fai quel grande torneo, ma se arrivi ultima sei sempre l'ultima. Sei sempre l'ultima, no? E allora ti puoi sentire per una volta nei panni di una piccola squadra. Invece i mondiali allargati, perché c'è anche questa... poi la mia sembra un po' un'assurdità. Sì, ma volevano allargare le porte, volevano fare queste porte infinite, cioè, ma no, ma lasciamo il calcio come è, guarda. Cioè, soprattutto cerchiamo di riportare zone, di riavere zone anche qui a Torino dove poter far giocare i ragazzi senza bisogno di andare alle scuole calcio, senza bisogno di dover spendere soldi per iscrizioni, per divise. Puro divertimento. Puro divertimento. Io quando stavo in Piazza Montanari, davanti c'erano i prati, c'erano ancora le pecore, e si poteva giocare in piazza, usciva il barbiere che si metteva la molletta sui pantaloni e non la mollava mai la palla appena la prendeva, quindi noi stavamo lì a pregare al prossimo cliente, in modo tale che faceva tutti questi dribbling infiniti, dribblando le panchine, gli alberi, noi da solo, tornava indietro e distruggeva il nostro gioco, però era simpatico, insomma è stato, ma è quell'epoca che tu la ricordi, ad esempio il 74, l'anno della mia maturità, prima di Schopenhauer c'erano le partite in TV, e prima delle partite in TV c'erano i tornei di subbuteo. Cioè la nostra preparazione alla maturità, e per fortuna poi è andata bene poi. Nonostante subute. Sempre questi tornei di subute a casa mia, con questo tavolo della sala, no? Con questo. Però era... cioè, è sbagliato, sai, vivere di nostalgia anche è sbagliato.
Ed è vero, come dice Tabucchi, che tu dovresti avere anche una saudade del futuro, no? E bisogna cercare di stare a passo coi tempi. Io dico che noi dobbiamo approfittare di tutto quello che abbiamo, di nuovi mezzi, per cercare di fare informazione, intanto la più corretta possibile, e cercare di fare trasmissioni come la vostra, io mi sto divertendo moltissimo, e di fare in modo appunto di poter sfruttare tutto questa tecnologia che abbiamo per poter fare delle cose utili e non soltanto per smarrirci in un mondo come vedo tanti. Cioè a me colpisce, e poi voglio dire, come hai detto tu prima, che senza colpa, però famiglie che stanno al ristorante e sono prese dallo smartphone. Dallo smartphone. Sì. Questo però, ecco, oppure vedere e quando accade grido al miracolo, io prendo i mezzi, no? Il tram, gli autobus, la metropolitana, tutti col telefonino e pochi quei libri. Quando vedi davvero un ragazzo o una ragazza che hanno ancora quel libro in mano, che per me, io la televisione non la guardo, per me il libro rimane la grande avventura della mia vita. Cioè, da quando ho cominciato da bambino a leggere Emilio Salgari e poi la folgorazione con Tom Sawyer e Mark Twain, cioè da lì in avanti. Sì, ma anche perché la televisione oggi, devo dire la verità, ti offre poco o niente. Cioè la bellezza che tu hai in quel mondo dove ti puoi perdere, che della letteratura, no? E quando dico tante volte che in realtà non siamo mai soli, no? Perché se io vado lì trovo tanti di quegli amici, no? Che mi hanno tenuto compagnia e so di ritrovarli. Basta aprire quelle pagine, ecco che. Finiamo con una nota di speranza e soprattutto invitando le persone a leggere. Sì, perché è la cosa di cui. No, ma perché guardate ragazzi, perché è una cosa meravigliosa, cioè quando cominciate diventa un vizio. E questo vizio non ve lo togliete più, devo dire che è un vizio che fa bene. Allora, nota di servizio, poi sono uno sbadato, ringrazio anche Filippo Segato che ci sta aiutando con la tecnologia, perché io sono uno sbadato, mi sono dimenticato. La pazienza infinita. Infatti, lo ringraziamo e ringraziamo soprattutto il nostro ospite per la sua gentilezza e per le belle cose che ci ha detto. Grazie ancora. Grazie. Alla prossima.